Buonasera, lo splendido sogno della Rarinantes Imperia di pallanuoto femminile sembra ormai davvero soltanto un lontano ricordo. Questa mattina infatti ha dato l'addio ad Imperia anche Giulia Emmolo, una delle ultime campionesse rimaste, particolari in un servizio. La Rarinantes Imperia di pallanuoto femminile sembra allontanarsi ogni giorno di più dallo splendido sogno che l'aveva portata in vetta alle classifiche nazionali ed europee. Questa mattina infatti ha dato il suo addio alla società anche una delle ultime campionesse rimaste, Giulia Emmolo, che ha annunciato la sua prossima partenza per la Grecia, dove andrà a giocare nel sette rosa dell'Olympiakos. L'addio della Emmolo fa seguito a quello di mister Marco Capanna e delle campionesse Giulia Corlero, Silvia Motta, Francesca Pomeri, Aneid Ralat e Elisa Casanova, che si è ritirata. La Rarinantes, guidata dal riconfermato presidente Luca Ramone, dovrà quindi ritornare in vasca soltanto con le giovani del suo vivaio, allenate dall'unica campionessa rimasta, Mercy Stiber. Le grandi feste per scudetto e vittoria agli europei rischiano dunque di rimanere soltanto un bello e lontano ricordo. Il sindaco d'Imperia Carlo Capacci ha fatto sapere che l'assessore Nicola Podestà ha rinunciato alla delega all'ambiente e il primo cittadino ha quindi deciso di trattenere a sé la delicata delega e affidare a Podestà quella dell'educazione ambientale, confermandogli anche l'incarico per la protezione civile. Secondo i ben informati, questo sarebbe il primo passo verso il più volte annunciato rimpasto della giunta Capacci. E voltiamo pagina, tragedia sfiorata la scorsa notte ad Imperia sotto i portici di Via Donabo. Un'ampia parte di soffitto si è staccata ed è crollata a terra. Per fortuna l'episodio si è verificato in un orario in cui il transito dei pedoni è molto ridotto. I servizi. Tragedia davvero sfiorata la scorsa notte a Imperia sotto i portici di via Donabo, dove un'ampia parte di soffitto si è staccata ed è crollata al suolo. Fortunatamente l'episodio si è verificato in un orario in cui il transito dei pedoni è molto ridotto e questo ha evitato il peggio. Il crollo è stato individuato questa mattina al momento dell'apertura di negozi e uffici e sono intervenuti polizia municipale, tecnici comunali e a seguire un'impresa privata. La zona interessata è stata chiusa al transito, gli operai hanno provveduto a far crollare le parti di soffitto ancora pericolanti e a smassare i in attesa di ripristinare il soffitto. L'episodio comunque desta non poca preoccupazione, soprattutto in riferimento alle condizioni del resto del soffitto dei portici onegliesi. Tragico incidente stradale nella notte fra sabato e domenica lungo la strada provinciale che conduce a Ceriana. Un'auto sulla quale viaggiavano tre giovani si è schiantata contro un muro. Una ragazza di 16 anni, Denise Cutoli, residente a Ceriana, è morta. Un ragazzo di 26 anni, che era alla guida del veicolo, ed un altro giovane di 16 anni, entrambi di Sanremo, si trovano ricoverati in ospedale in gravissime condizioni e con prognosi riservata. Sulle cause dell'incidente stanno compiendo accertamenti i carabinieri. Al momento non viene esclusa nessuna pista. L'auto è stata messa sotto sequestro. E un anziano si è sentito male nel primo pomeriggio di oggi mentre si trovava in uno stabilimento balneare a Ventimiglia, forse per un malore causato dal caldo che continua a attanagliare anche la nostra provincia. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un'ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Tre ventenni di origini albanesi hanno rischiato di essere linciati dalla folla inferocita a Bestagno, frazione del comune di Ponte d'Asso in Valle Impero. Tutto è nato a seguito della segnalazione di una ragazzina di 15 anni, straniera in villeggiatura nel paese, che ha detto di essere stata aggredita da uno dei tre giovani che avrebbe tentato con lei un approccio sessuale. Immediati i carabinieri che hanno evitato il pestaggio. Ora la vicenda è al vaglio della Procura della Repubblica Imperese che dovrà ricostruire esattamente l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità. L'episodio si è verificato nella serata di sabato nel pieno della sagra del paese. L'imbarcazione ambulanza antincendio Gianni Cozzi della Squadra Nautica della Protezione Civile Santissima Trinità d'Imperi, impegnata nell'operazione Mare Sicuro, diretta e coordinata dalla Capitaneria di Porto d'Imperi, ha effettuato nel pomeriggio di ieri un intervento di soccorso in una scogliera nei pressi di Aregai. Un gommone in avaria che era ormeggiato ed un'altra imbarcazione è finito sugli scogli a causa della rottura degli ormeggi. Il proprietario ha cercato di raggiungerla a nuoto, ma la stanchezza ha preso sopravvento. La situazione è stata prenotata dal personale della squadra in transito proprio in quei momenti. Immediato l'intervento, coordinato dalla Capitaneria di Porto d'Imperi, avvisata via radio,
che è intervenuta con la motovedetta CP804. Un soccorritore della Santissima Trinità si è poi lanciato in mare ed una volta recuperata la persona in acqua, assicurato dalle cime al gommone in avaria per il successivo recupero. Le operazioni si sono concluse in modo positivo, senza ulteriori problemi, ed il gommone è stato portato nel porto di Marina degli Aregai e tirato in secca. Rapinano due ragazzini sulla pista ciclabile portando loro via portafogli e cellulari, ma vengono poi bloccati dalla polizia. Protagonisti dell'episodio avvenuto nel fine settimana a Sanremo, un quindicenne ed un ventenne, entrambi fermati dai poliziotti nel quartiere della Pigna. Gli agenti erano intervenuti a seguito della denuncia presentata dai genitori dei ragazzini rapinati e si sono subito messi sulle tracce dei responsabili, riuscendo ad individuarli e bloccarli in brevissimo tempo. E la nostra telespettatrice barese che risiede nei pressi di Villa Grocca ha segnalato un grave fenomeno di maleducazione da parte della gente. La donna lamenta infatti che diversi maleducati hanno depositato sacchetti dell'immondizia al di fuori dei cassonetti, nonostante questi avessero ancora spazio a disposizione per contenerli. La presenza dei sacchetti in strada ha costretto addirittura la signora che ci ha fatto la segnalazione a scavalcarli per poter uscire di casa. Un chiaro esempio quindi di inciviltà da parte di alcuni cittadini. E cambiamo nuovamente pagina. In questo fine settimana Arzano Doneglia, frazione del comune di Ceto in Valle Impero, è tornata ad ospitare la tradizionale festa del grano. Nell'occasione sono stati rimessi in funzione i macchinari donati agli abitanti negli anni 30 dal governo. Vediamo. Gianni Spinelli oggi, oltre a rappresentare il comune di Cesio, anche in veste di rappresentante responsabile regionale della città dell'olio, e abbiamo avuto infatti questo spazio dedicato all'extravergine, prodotto ancora oggi fondamentale. Il grano lo era un tempo, l'extravergine per fortuna lo rimane. Sì, oggi abbiamo avuto la fortuna che la città dell'olio ci ha messo un po' del suo, perché abbiamo avuto l'onore di avere un degustatore della Onao che ci ha spiegato un pochino le basi, diciamo, perché per poter qualsiasi persona, il cliente sprovveduto, capire che cos'è l'olio extravergine, a che cosa serve, quanto è importante usare olio e non oli di semi, o margarine o cose strane, e soprattutto sfatare un pochettino quei denti, quelle vecchie tradizioni, quelle vecchie mentalità di pensare che l'olio faceva ingrassare più del burro o tante cose. Lui ha cercato di chiarire molto bene tutto quello che sono i pregi, le proprietà e anche i difetti, se vogliamo, dell'extravergine. E poi oltre ha fatto una cosa simpatica, ha fatto assaggiare un olio d'oliva taggiasca e un olio d'oliva d'oltreoceano, proprio perché chiunque possa capire quante qualità di olio ci sono, da diverse anni, come si possono abbinare i vari oli con diversi piatti. Fabio Natta, presidente della provincia di Imperia, ma oggi gioca in casa perché anche sindaco di Cesio è qui a testimoniare, quindi in duplice veste. La presenza delle istituzioni a tradizioni che sono ormai da ricercare negli anni, nel passato, ma che guardano al futuro per mantenere vivo un territorio come quello dell'entroterra che ha bisogno di essere sostenuto da questo punto di vista. Sì, Cesio, oggi Arzeno, la frazione di Arzeno, è uno dei circa 300 borghi di questa provincia, no? È bello scoprire ogni giorno perché io sono innamorato di questa terra, perché ci sono nato e mi piace conoscerla. Chiaramente essere presidente della provincia mi dà una possibilità in più. È bello scoprire come ognuno di questi paesi, di questi borghi, di queste comunità abbia le sue tradizioni, la sua storia, la sua identità. È chiaro che stiamo attraversando un momento molto delicato, ma non solo come ente provincia, proprio direi a livello nazionale, per i piccoli comuni, per i territori, così diciamo, le aree cosiddette minori, tra virgolette, che poi minori non sono perché rappresentano gran parte del territorio nazionale. Nella nostra provincia, più di 50 comuni non sono sulla costa e quindi in questi comuni ci sono, come nel comune di Cesio, tante piccole realtà, tante piccole
campanili, ma lo dico nel senso buono del termine, che conservano ancora una loro identità, una loro tradizione. L'esempio che stiamo vivendo oggi ad Arzeno ci fa questa cosa. Gianni Massa dell'azienda agricola del Cascin di Arzeno Doneglia, ancora una volta in prima linea con la festa del grano, soprattutto con questi macchinari storici, ma con il grano, perché l'elemento essenziale dobbiamo dire che arriva dai vostri campi. Siete un po' ritornati al passato per riparlare di tradizioni. Siamo ritornati al passato solamente parzialmente, perché al passato Arzeno era un produttore di grano pro capite molto molto alto. Noi adesso non siamo molto alti, ma lo continuiamo a tenere perché serve per la nostra azienda come diciamo novità per i clienti che vengono a assaggiare i nostri prodotti. Gli facciamo anche assaggiare la nostra farina, che è una farina che producete con un piccolo mulino eccezionale, tra l'altro costruito praticamente su misura. Sì, l'abbiamo fatto fare su misura apposta per essere produrre la farina alimentare, perché la farina alimentare deve avere una macchina apposta in legno con le mole in pietra che siano di una certa pulizia, di una certa affidabilità per quanto riguarda la produzione, quanto riguarda la qualità anche della farina. Ecco. E ai festeggiamenti organizzati ad Arzeno Doneglia è intervenuto anche il vescovo della diocesi di Ventimiglia Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, che ha celebrato la messa e qui è seguita la processione. Vediamo. Monsignor Suetta, una festa ad Arzeno Doneglia che ripercorre antiche tradizioni nelle quali possiamo dire che il momento religioso si fonde con la vita di tutti i giorni, con il lavoro nei campi, nel caso della lavorazione del grano. È un ritrovare il passato, ritrovare le proprie origini da diversi punti di vista. Sì, questa è una cosa molto bella che ho vissuto oggi in questa piccola comunità. Perché effettivamente sono due tesori importanti. Da una parte la fede, che è una realtà viva, è una realtà che aggrega in comunità e che dà senso alla vita. E dall'altra parte anche la storia che aiuta a recuperare le radici e aiuta a ripopolare, almeno di tanto in tanto, la vita di questi borghi, che altrimenti si sono spopolati per ragioni che dipendono naturalmente dal modo di vivere di oggi, dall'organizzazione della società. Però in realtà queste curiosità che ci riportano ad anni indietro ci riportano anche ad un altro aspetto che oggi anche va recuperato, che è quell'aspetto di solidarietà, di amicizia e anche di festa che si esprime in circostanze come questa, che dicono la ricchezza dello stare insieme e quindi anche il valore di un tipo di società che, se per tanti aspetti ormai oggi è superato e tramontato, certamente custodisce un patrimonio di umanità inestimabile e non indifferente. E ieri sera a Preline Valprino si è conclusa una 3 giorni di feste di musica. Il gran finale è stato il concerto dei Buiopest, il popolare gruppo dialettale ligure. Sentiamo. Il travolgente Massimo Morini con i suoi Buio Pesto, popolare gruppo musicale dialettale ligure, è stato il protagonista del gran finale del fine settimana di festeggiamenti e musica di Prelà in Valprino. Il concerto, come sempre nello stile dei Buio Pesto organizzato a scopo benefico, ha richiamato nel paese centinaia di persone che per quasi 2 ore sono state direttamente coinvolte nello spettacolo, nel corso del quale Massimo Morini ha anche lanciato un appello per il mantenimento a Imperia dello storico pastificio Agnesi e dei suoi lavoratori. Nell'occasione a Prelà erano presenti anche numerose bancarelle con prodotti tipici e artigianali. Noi facciamo una breve pausa, ci sentiamo subito dopo.
Sabato sera Arezzo in Val Roscia, nuovo appuntamento con le feste estive organizzate dalla Proloco. La serata è stata dedicata alla Sagra della Trotta. Vediamo. Cara Dario, mi hanno detto, e tu conferma, che questa è la sagra più vecchia della Liguria, oltre 40 anni. Questa è cominciata nel 67, veramente. Non era una sagra, era una gara di pesca alla trota. Alla sera poi c'era un pentolone grande, friggevano la trota così. E quindi, e poi dopo in seguito è cambiata, ha fatto la sagra della trota. 40 anni che andiamo comunque avanti. Comunque sempre una grande festa. Tanta gente, sempre venuto tanta gente. Io devo ringraziare la gente di Arezzo anche a nome vostro. Ci siete un gruppo di giovani e meno giovani, che si tiene vivo il paese, è vero? Meno giovani che giovani. C'è meno giovani che giovani, però il paese vive bene. Vive bene fino a un certo punto, perché se paesi cose sono dimenticati da tutti. Ho visto tutto, ma tutti i paesi, perché ho visto anche che se non avessero fatto la pulizia delle strade era un disastro, l'ha fatta la gente. L'ha fatta la gente, sono dei volontari. E questo è un grande merito a chi abita ancora in questi paesi, perché in questo momento hai ragione, siamo dimenticati. Hanno più riguardo per altre cose, perché la gente che ha creato questo Stato, l'Italia l'abbiamo creata tutti noi insieme con i sacrifici e col lavoro. Certo. Buona serata, dottor Sappa, come va? Va bene, dottor Zonino. Finalmente la vedo al suo paese. Adesso che sono libero posso... Oggi ho telefonato anche a Gabriele. Mi fa piacere, cosa dice? Dice che non poteva venire, però... Mi piacerebbe una volta venire tutti insieme come ai vecchi tempi. Certo. Già che ci rivediamo, che vogliamo fare dei progetti, perché l'entroterra va amato, non va dimenticato. Perché venendo su in tutto l'entroterra bisogna dire grazie alla gente di buona volontà, se no l'erba sarebbe in mezzo alla strada. Sono d'accordo con voi, bisognerebbe pagare la gente che abita in queste parti, non farli pagare. Quale buon vento ti porta a Arezzo, don Sappa? Io sono di Arezzo. E ne sei orgoglioso? Certo, perché Roma è capo del mondo, ma Arezzo non è secondo. È bello, questa è una novità per noi. Quante volte all'anno vieni a Arezzo? Ah, l'estate basta. Ed inverno dove sei? E ora sono in pensione a Sanremo. Ah, allora sei vicino a noi a Sanremo. Parliamo un po' della storia. Dato che noi abbiamo un archivio importantissimo anche su Arezzo, anche sulla Madonna, così in questa trasmissione informiamo la gente su questo santuario che per adesso non lo conoscono ancora proprio intimamente, cosa significa averlo. Ma mira, un paese di Arezzo, un santuario, tutta una parete affrescata, poi e la cappella più bassa, bella, di San Bernardo, con un affresco. Poi che è la cappella là, cara bellissima, è riuscita. I saluti da Arezzo li vogliamo fare col presidente Adorno. Adorno, grande serata, grande pubblico e grande orchestra. E grandi tutti i tuoi collaboratori. Un ringraziamento bisogna farlo anche a tutti i nostri sponsor, perché senza di loro noi non saremo qua con voi. Quindi è molto bello essere qua, è molto bello darvi la rivederci, a presto, e salutarvi in questo momento. Ma guarda Francesco, io devo ringraziare tutti, perché una persona sola non potrebbe fare quello che abbiamo fatto questa sera. Già l'anno scorso ci siamo superati perché avevamo più di 1000 presenze e pensavo che onestamente avessimo raggiunto il top. Quest'anno abbiamo superato le mille presenze, ma è andato tutto bene, è andato tutto liscio e sono veramente contento. Ringrazio tutti, ringrazio chi ci è venuto a trovare, chi ci vede tramite Imperia TV, ringrazio voi, ringrazio i ragazzi e tutte le persone che ci aiutano. È stata veramente una grandissima festa, una festa meravigliosa e assolutamente un bel biglietto da visita per il paese di Arezzo. E per tutta l'entroterra. Assolutamente per tutta l'entroterra. Grazie a tutti e grazie ancora a Imperia TV, grazie a tutti.
Domenica di sole, di festa, di musica e di prodotti tipici per Codio d'Arroscia, il piccolo e affascinante borgo dell'entroterra imperiese, ha ospitato infatti la tradizionale festa delle erbe che ha richiamato centinaia di persone. Vediamo. Ed è un piacere qui a Codio d'Arroscia incontrare il neo assessore regionale all'agricoltura, Stefano Mai. Un paese splendido, un paese che vive di agricoltura ma anche di turismo, che è un binomio che ormai è diventato inscindibile, assessore. Assolutamente sì, io tra l'altro sono anche assessore allo sviluppo dell'entroterra, quindi calza pennello. Oggi sono qua proprio perché tanto devo conoscere bene in modo approfondito tutti i territori. Codio era già una realtà che conoscevo per altri motivi e ho avuto piacere a questo invito del sindaco, perché poi tra l'altro questa festa riguarda le erbe, quindi siamo vicini all'agricoltura, ma sono qua a testimoniare la vicinanza anche e soprattutto ai più piccoli, quelli che costituiscono ancora un presidio fondamentale per il nostro territorio, quelli che credono ancora nell'attività in cui fanno e che cercano di mantenere le tradizioni, viva la cultura popolare, che spesso è solamente nelle piccole realtà, perché andando nelle grandi città un po' questo si perde, invece nei piccoli borghi ancora questo viene mantenuto saldo dalla forza e dalla caparbietà delle persone che ancora abitano qua. E accompagnare qui a Codio oggi l'assessore all'agricoltura della regione, Alessandro Piana, consigliere regionale, direi che è una festa riuscitissima, sicuramente credo che gli amici di Codio abbiano fatto bella figura anche con il neo assessore. Un'ottima figura, io ero stato in passato qua a manifestazioni precedenti e oggi devo dire che in compagnia di Stefano Mai, il nuovo assessore all'agricoltura, è stato piacevole ripercorrere queste antiche tradizioni, questi borghi godere anche delle prelibatezze che questi borghi e queste zone sanno offrire. È una cucina tradizionale, una cucina che richiama antichi sapori, che ha dato in passato era fonte di reddito, è stata fonte di reddito per queste popolazioni per anni. Danilo Gravagno, il sindaco di Codio, oggi fa un po' da padrone di casa insieme agli amici della Proloco e devo dire che è arrivata tantissima gente, è una festa sempre meglio riuscita di anno in anno. Ma quest'anno ci siamo impegnati particolarmente, abbiamo una Proloco particolarmente attiva, la gente del paese è collaborativa, è il nostro impegno fondamentale, è l'undicesima volta che ripetiamo questa manifestazione, cerchiamo sempre di migliorarla, sempre di aggiungere nuovi punti di percorso e non per niente quest'anno abbiamo rivalutato un vecchio fabbricato adibendolo al Museo della Lavanda. E naturalmente sempre la nostra qualità culinaria. Io devo ringraziare la gente di Codio perché effettivamente in questa manifestazione metà paese collabora e quindi siamo soddisfattissimi. Antonio Galante, Tonino per gli amici, assessore al turismo e alla cultura di Codio e fa anche parte dello staff di questa meravigliosa Proloco. Tonino, oggi potete essere veramente felici perché è una festa da tutti i punti di vista, con tantissima gente da stamattina fino al pomeriggio. Sì, bene, grazie. Intanto di essere qui, grazie a tutti coloro i quali sono venuti a trovarci. Sono stanchissimo, però è stata una giornata veramente bella, positiva, un sacco di gente contenta e le nostre cose da mangiare sono sempre per fortuna ottime, riscuotono sempre un grande successo e che dire, siamo contenti, quindi venite sempre più numerosi a trovarci anche durante l'anno. Un grazie a tutte le persone che hanno collaborato perché sono state veramente fantastiche. E ieri sera a San Lorenzo al Mare protagonisti sono stati i ballerini del club Riviera Danze. Nel corso della serata l'amministrazione comunale ha premiato il presidente dell'associazione. Vediamo. Ma per fare qualcosa di veramente carino, secondo me, che duri anche pochino e che porti un po' di tutto il ballo, della scuola di ballo, vuol dire chi viene per divertirsi, chi viene per imparare, chi non è mai entrato in pista e per la prima volta entra in pista, chi va a fare i campionati nazionali, internazionali, un po' di tutto. Sono coppie del club Riviera Dance, ve le presenterò tutte. Juliette e Ameda.
Roger. Che erano con noi anche 2 anni fa. E grazie, merci a Claude Claudie. Presidente del nostro club del Club Riviera Dance, che ha sede in Moinsartou, è da 3 anni che ti aspettiamo, Alain. Ça fait 3 ans qu'on t'attend. Ma lui è il presidente del nostro club, ma è anche il presidente della regione sud del Liga PAC. È vero? Quindi praticamente la parte sud della Francia, lui è il presidente di tutta la federazione del ballo. È vero? Eh? Ok. E l'ho chiamato qui con me perché il presidente della polisportiva del Val di San Lorenzo, che è Enzo, il signor Enzo Mazzarese, ha preparato una piccola cosina per te. La mettete per vedere, giusto un petit chose per toi. Oui? Ok? Vieni. Ecco il presidente della polisportiva Valle di San Lorenzo. Grazie signor Mazzarese, che offre, falla vedere, dai, cosa offre, una cosa molto bella, perché la spiegherai anche, certo. Salve a tutti, buonasera. In rappresentanza del comune di San Lorenzo e della polisportiva, che ringrazio tutti i ragazzi che stanno lavorando da tante sere per la sagra, abbiamo portato un piccolo presente per dovere di ospitalità. Intanto ringraziamo Marina per l'eleganza e la bellezza che ci ha donato stasera. Abbiamo un libro fotografico sulla Valle del San Lorenzo e una serigrafia del compianto Luzzati, famoso autore di Genova, che con una rappresentazione di San Lorenzo, appunto, che gli doniamo come ricordo al presidente. Grazie a tutti, buonasera. Grazie al presidente della polisportiva e vediamo di un po', grazie a tutti. Grazie mille a tutti. E proseguiamo con i festeggiamenti, questa volta per i 103 anni di Carlo Evolani. La festa si è svolta nella residenza Villa Speranza Sanremo, tra gli applausi di figlie, nipoti, pronipoti ed amici. Carlo Evolani, originario di Vicenza, è risieduto ad Ospedaletti per circa 40 anni. Vediamo. Signor Carlo, prima di tutto tantissimi auguri. Grazie. Anni portati benissimo. Carlo Evolani, originario di Vicenza presso la residenza Villa Speranza a Sanremo, ha festeggiato il suo compleanno alla grande con alcuni parenti giunti appositamente per il grande evento. Carlo Evolani ha superato i 100 anni di vita riconoscendo il merito allo straordinario clima salutare di Ospedaletti, dove ci ha vissuto per oltre 40 anni. Partito da Vicenza nel 1946 per lavoro, si era poi trasferito a Torino. Ma come ci è arrivato qui in Riviera? In Riviera? Cavolo! Primo arrivo siamo arrivati a Torino. A Torino ho rilevato un'officina a Torino, una fabbrica a Torino, e ho cominciato là. Ho rilevato a questa, i miei figli lavoravano anche loro, e tanti assieme la famiglia girava bene che mai, ma bene che mai girava. Io potevo assentarmi, girare, mia moglie aveva la mania di girare. Lei diceva, Carlo, andiamo via, ma sono le 10. Mangiava per dieci, era robusta come cosa, mangiava, capisci? L'ultracentenario abbraccia ben 5 generazioni, gli piace ballare ed ha una sua filosofia di vita. Lei ha un segreto per, insomma, per essere così... Un segreto?
segreto si fa da solo. Il segreto fa arrabbiare gli altri e non arrabbiarsi, bisogna mai arrabbiarsi. Il mal di fegato deve avere l'altro, allora l'altro sta male, mentre io mi tiro su. Quello è un punto. Mangiare regolare, anche mezzogiorno mangiare regolare. I pasti, mia moglie, quando ero in Africa, a mezzogiorno mi portava da mangiare. Dunque, bisogna proprio fare la vita anche la sera, non importa. Le mie ragazze sta a parte, qui è un dopo lavoro. Vivere in salute è possibile nonostante i suoi 103 anni, Carlo è autonomo. E come è arrivato poi a Ospedaletti? Siamo arrivati a Ospedaletti, avevamo una ragioniera, va bene, che trattava un po' tutto, e ci ha riuscito di comprare Ospedaletti e abbiamo comprato la prima casa. Carlo Evolani ha 4 figli e tra nipoti e pronipoti ne conta 36. Insomma, la vita anche di 100 anni è stata molto movimentata, ma con grandi soddisfazioni. 103 anni sono un bel traguardo. Ma io voglio fare 104 uguale. 103 sono pochi. L'occasione il comune di Ospedaletti gli ha reso un omaggio attraverso il consigliere comunale Maurizio Taggiasco. Il regalo più bello che ha ricevuto di sicuro è questo disegno realizzato dalla pronipote presente anche lei alla festa di compleanno. E nella serata di sabato ad Imperia si è tenuta la fiaccolata in memoria delle vittime della strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. La manifestazione è stata dedicata anche a tutte le altre vittime della mafia, ad iniziare dal giudice Giovanni Falcone. La fiaccolata partita da Calata Cuneo ha attraversato il centro di Oneglia per concludersi a Villa Groc, dove si è tenuta la proiezione di un film sulla mafia. Bene, ora ci occupiamo dell'autofiori e poi del quadro meteo. Non si incontrano cantieri sull'autostrada dei Fiori nel tratto Savona confine di Stato per permettere una maggiore scorrevolezza al traffico dei vacanzieri che scelgono la nostra regione per le loro vacanze e al traffico consueto del fine settimana. Chi si mette in viaggio può avere informazioni utili attraverso i pannelli a messaggio variabile dislocati su tutto il percorso e che segnalano in tempo reale eventuali ostacoli alla circolazione. Ricordiamo che l'Autofiori dispone di personale di pattugliamento e di pronto intervento che opera in sinergia con la Polizia Stradale durante tutte le 24 ore giornaliere per la gestione di ogni tipo di emergenza. A chi si mette in viaggio si raccomanda comunque la massima attenzione e prudenza. E vediamo il quadro meteo di Arpal Meteo Liguria con le previsioni di domani, martedì 21 luglio. La Liguria è interessata da un ulteriore aumento delle temperature che si associa a valori medi di umidità e a ventilazione debole o scarsa. Tale scenario mantiene condizioni di elevato disagio per caldo diffuso e persistente. Il tempo sarà sempre soleggiato, umidità su valori medi, i venti deboli variabili o il locale regime di brezza, il mare sarà poco mosso. La Protezione Civile segnala elevato disagio per il caldo, diffuso e persistente, in particolare nelle zone urbane e nelle vallate interne poco ventilate. Dopodomani, mercoledì 22 luglio, sulla nostra regione si susseguono giornate soleggiate decisamente calde. Temperature stazionarie e lieve aumento ancora associate a venti deboli o calmi e valori medi di umidità con condizioni di elevato disagio per il caldo, diffuso e persistenti. Umidità su valori medi, venti deboli variabili o locale regime di brezza, mare poco mosso o quasi calmo, anche in questo caso la Protezione Civile segnala elevato disagio per un caldo diffuso e persistente, in particolare nelle zone urbane e nelle vallate interne poco ventilate.
Bene, noi ci vediamo qui, l'appuntamento torna alle prossime edizioni. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona serata.